Pedoni che non sanno dove attraversare, automobilisti confusi. L'obiettivo dichiarato sin dall'inizio, ovvero rendere più sicura la zona, continua ad essere rimandato, così come la data di fine lavori. Non c'è pace per il cantiere infinito di Viale Giulio Cesare a Como. Le operazioni dovevano terminare la scorsa settimana, ma il maltempo ha imposto una brusca frenata. Alla ripresa è stato possibile ultimare l'asfaltatura, ma ancora non è stata tracciata la segnaletica orizzontale. Mancano cioè strisce pedonali e tutte le altre indicazioni. Al momento quindi è stato risolto il problema legato a dislivelli ed ossi, ma la zona resta pericolosa, soprattutto per i pedoni che non sanno come muoversi. Si attende di capire quando si potrà chiudere un cantiere aperto dallo scorso mese di ottobre, così da poter valutare l'intervento nel suo assetto definitivo. Terminati i lavori e con la nuova segnaletica, è bene ribadirlo, sarà ridisegnata la viabilità della zona, ci sarà l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti nell'anello della rotatoria. Entrerà poi in vigore anche l'istituzione permanente del limite di velocità a 30 km orari nei tratti di Viale Giulio Cesare compresi tra Via Manara e Via Mentana Magenta e nel tratto di Via Leoni compreso tra Viale Giulio Cesare e Via Anzani. Da un cantiere infinito ad altri che invece sono stati conclusi. Chiusi nei giorni scorsi gli interventi di asfaltatura nelle vie Somigliana e Ortigara. Questa sera e domani sera, tempo permettendo, invece si lavorerà in Via Mirabello. Per consentire i lavori non si potrà circolare dalle 21 alle 6 e il transito sarà consentito esclusivamente ai mezzi di soccorso e ai residenti.